Buongiorno ragazzi, ben ritrovati in diretta dall'autovettura Piergonella per un nuovo mugugno del musicista. Mezzo soprano, no, tutta scema. Come al solito una serie di disclaimer. Intanto ci sono i capitoli nei miei video. Quando sono noioso potete mandare avanti, saltare. Molto bene. E quando sono insopportabile potete cliccare sulla X e mi spegnete. E grazie comunque dell'opportunità. Sto andando, perché poi me lo chiedete nei commenti, no? Invece di riflettere, vabbè. Sto andando vicino a Playa de Inglés a farmi fare delle foto. E no, lo dico perché ogni tanto parlo anche di challenge musicali che sto facendo. Ecco, non sto facendo nessuna challenge in macchina. Ci sono state brutte situazioni di gente che guidava, così facendo delle dirette. Ecco, io sto andando a lavorare, nessuna Lamborghini, sono qua con la Seat, che comunque si viaggia bene. Simone! Allora, oggi facciamo una piccola riflessione dedicata ai dilettanti. Oh no, non vorrei cominciare di nuovo con quella storia, vero? Mi piace pensare che nella musica, nella vita in generale, ma anche nella musica, nel mio piccolo canale, parliamo di musica, ci sono i professionisti e i dilettanti che hanno un modo di ragionare, un mindset, un modo di ragionare molto diverso. A volte il dilettante, quando comincia a ragionare da professionista, diventa anche un professionista. Ci sono poi dei contesti in cui si è professionisti tutti, come nei social, su Facebook, contesti come la vita reale dove le cose sono molto differenti. È incredibile. Quindi con queste piccole riflessioni tu magari puoi accettare qualche piccolo consiglio e ragionare se tu sei un dilettante, un professionista, chi sei? Io sono il commendator Zampetti. Io sono Optimus Prime. Io sono la moglie del ministro. E facci vedere il tuo ministero! Allora, come ragiona il dilettante? Intanto chi è il dilettante? È colui che fa qualcosa, quindi in questo contesto fa musica, per diletto, per divertimento. Dilettante non è il musicista grammo scarso. Non è lo stupido, il deficiente. Anche se il termine dilettante a volte viene usato con un'accezione, un pregiudizio negativo. Sono solamente una banda di principianti. Dilettante è colui che si diverte, non fa della musica il suo lavoro. Poi può essere un musicista esperto che fa dei dischi, che fa dei concerti, eccetera, eccetera. Certo. Tuttavia vedo un ragionamento molto comune che è il seguente. Quando guardiamo ai musicisti più famosi di noi, il dilettante essenzialmente attribuisce i meriti agli altri e le colpe a loro stessi. Chiedo scusa e cerco di spiegarmi un po' meglio. Beh, è difficile spiegarlo. Con degli esempi. Allora, viene fuori questa band di giovani che tanto vi infastidisce. Sono solo un prodotto commerciale, fa tutto il fonico, hanno solo un buon manager, loro non decidono niente. Il merito è tutto degli altri. Esatto. Però quando devi dire che è uscito il nuovo disco dei Metallica, per esempio, è uscito il nuovo disco degli Iron Maiden. Fanno schifo, sono dei vecchi, non sono più capaci, non ci sono più le idee. Che schifo! Quindi la colpa è loro, cioè non commenta il dilettante. Sono andati nella sala di incisione sbagliata. Il manager, il produttore ha fatto delle scelte sbagliate. Quando devono fare schifo, fanno schifo loro. E allora ditelo! Che è una ciofeca! Quando il dilettante parla di sé, è esattamente l'opposto. Wow, diventeremo molto famosi! Lo Sputnik, non si vedono. Quindi lui fa musica pazzesca, incredibile, tuttavia non vende una copia, essenzialmente per due motivi. O perché il sistema gli impedisce di farlo, quindi... Sai, io non vado negli studi dove sono andati quelli famosi, io non ho il produttore di quelli famosi. E quindi lui non ha questi mezzi, oppure perché è talmente esperto che è incompreso. Sai, io faccio musica sperimentale. Lui fa esperimenti. Io faccio musica per addetti ai lavori. Addetti ai lavori? Ah, solo i miei documenti. Documenti di lavoro. Che lavoro fa? Sono disoccupato. Sai, non faccio musica commerciale. Commerciale? La musica commerciale, a me piace pensare che sia musica che viene messa in commercio. E chi mette musica in commercio, ti devi togliere
chi mette musica in commercio? I professionisti. Perfetto. Ci sono dei generi musicali di più difficile ascolto, meno commerciali, ma è solo una scusante, perché anche in questi generi ci sono le band o gli artisti famosi che fanno dei numeri importanti in termini di vendite e di ascolti. Sai, io suono con il cuore. Vabbè, stai pensando, allora sentiamo il ragionamento del professionista, come ragiona il professionista. Te lo dico subito, aspetta un attimo che c'è uno in mezzo alla strada. Allora, il professionista intanto chi è? Non lo so. Il professionista non è il super genio, intendo dire, non è lo Steve Vai, Jimi Hendrix, non so, Freddie Mercury, mettici pure tutti i tuoi idoli. Cioè, anche questi erano o sono dei professionisti, ma in generale a me piace pensare che il professionista sia colui che tira fuori un lavoro dalla musica, almeno nel contesto di questo piccolo canale. E come ragiona? Guarda quelli più famosi di lui. Guarda che stupido. Non io, tu! Intanto li considera persone come lui, perché il dilettante, quelli là famosi, li mette in un mondo parallelo col quale evita di confrontarsi, no? Non confronta la sua musica con quella dei musicisti famosi. Invece il professionista considera quelli famosi persone come lui che fanno il suo stesso lavoro, però lo fanno meglio o lo fanno con risultati molto migliori. Oh, sto registrando. Ah, sì. Quindi, tanto per cominciare, il bagno di umiltà, che è una delle doti più importanti dei musicisti che combinano qualcosa nella vita e nella musica. Poi, il professionista sa che, famosi o non famosi, tutti hanno dei pregi e dei difetti, quindi anche i musicisti famosi hanno dei difetti, ma non gli interessano. Si concentra sugli aspetti positivi. Hai pensato a questo? Esce questo disco nuovo di una band emergente, di una band giovane, ma chissà, l'ha registrato loro, chi l'ha registrato? Vabbè, fammi ascoltare. Prendiamo le cuffie, ascoltiamo. Suona meglio questo disco o il mio? Il professionista si confronta. Il dilettante non ce l'ha questo coraggio. Confronta, e beh, queste cose però suonano meglio del mio, eccetera, eccetera, e migliora. Quindi si concentra su quello che c'è di bello negli altri, in quelli famosi. Scusate, perché qua la situazione... Cioè, ma perché mi guardi? Devi passare. Si concentra sugli aspetti positivi e impara qualcosa. Punto. Gli aspetti negativi magari ci sono. Ci potrà essere la band dove un musicista è più scarso, la band dove i musicisti hanno poca tecnica, ci saranno mille situazioni del genere. Però nel momento in cui una band è famosa e importante, il professionista sa che questa band ha qualcosa da insegnargli. Avranno fatto qualcosa che lui non ha fatto. Si saranno messi in gioco in maniera diversa, in maniera migliore. Già è così. Per farti un esempio dalla mia piccola esperienza, qualche mese fa ho pubblicato un album strumentale, 667, e praticamente nel periodo in cui lo stavo mixando è uscito un nuovo album, era uscito un album di Gio Satriani. Chi mi conosce sa che è uno dei miei idoli. Tuttavia questo disco mi è piaciuto poco. Semplicemente l'ho ascoltato un paio di volte e non mi è venuta voglia di ascoltarlo di più. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato in tutti i forum a scrivere: ecco, è un vecchio, non ha più le idee. No, ho altro da fare. Non come questi qua. Cioè, questo sarà un chitarrista, te lo dico io. Che tu gli accendi il metronomo e lui ti guarda così, con lo sguardo nel vuoto. E poi ti dice: ma ci sono degli operai in casa? No, il metronomo, sai, per suonare. Che cosa? Allora, stavo mixando questo disco, è uscito questo album di Gio Satriani. Dicevo, non mi piace, con calma, l'ho ascoltato. E ho detto, ci sarà qualcosa che mi può insegnare un disco di Gio Satriani, anche se non mi è piaciuto, invece di stare lì a fare il malizioso o l'invidioso. E come si fa? Questo è quello che dovresti fare tu. Il suono di chitarra, non so, sto facendo un album strumentale, ce l'ho questo suono di Gio Satriani? Sì, come no? No, non ce l'ho. Ascoltiamo, cerchiamo di capire, cerchiamo di migliorare. Ce l'ho questo suono di basso, di batteria, perché poi un difetto dei chitarristi è che ascoltano solo la chitarra. Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, ma non c'è niente! Nessuno ha sentito niente? A me degli album di Gio Satriani spesso piace proprio la produzione. Morale della favola: questo disco, che in partenza mi ha entusiasmato poco, è diventato il mio punto di riferimento per fare di nuovo il mixaggio, i suoni del disco.
Ora, non ti dico che questo disco è diventato la fine del mondo, perché questo è quello che ti dicono tutti i dilettanti, parlando del proprio disco. È vero. Però ti dico e ti assicuro che da prima a dopo questo confronto con quello più famoso di me, il disco è migliorato parecchio. E questa era la cosa più importante, ok? Mi spiace, non stavo ascoltando. Evitiamo di mettere sempre... Sputnik. Evitiamo di mettere sempre la malizia, l'invidia davanti a tutte le cose. C'è uno più famoso di noi, ma cerchiamo di imparare qualcosa. Tutti hanno qualcosa da insegnarci. E non ha senso nascondere la nostra pigrizia o la nostra insoddisfazione dietro delle finte polemiche o critiche a chi ha raggiunto dei risultati che noi non abbiamo raggiunto, ma avremmo voluto raggiungere. Il dilettante cerca sempre di sminuire gli altri, perché non lo so, nella sua testa si vede che più sminuisce gli altri, più diventa importante lui. Ma è un ragionamento da perdenti. È così che una mente malata come la tua si diverte. Se invece ragioni da professionista, io ti assicuro che i passi avanti li fai. E quando ci si rincontra dopo 20 anni, io a volte incontro persone che sono sempre lì. 20 anni fa criticavano questi, adesso criticano quelli e si va avanti così. Ok, questo è tutto, sono quasi arrivato e ti ringrazio che sei stato ad ascoltarmi. Non ti iscrivere al mio canale. Abbiamo di meglio da fare. Chiunque fa un video sul tubo ti chiede di iscriversi al suo canale. Cioè c'è da diventare pazzi, no? Tu guardi 50 video, ti iscrivi a 50 canali. Cancella tutte le notifiche. Se vuoi, questo a posto, se vuoi combinare qualcosa nella musica e nella vita, il mio consiglio è cancella tutte le notifiche. Io ogni volta che installo un'app, ogni volta che mi registro in un portale, metti la tua mail che hai il 2000% di sconto e ti arrivano 1 miliardo di email, finché tu caschi in questi meccanismi che ti prosciugano il cervello. Disattiva tutte queste cose e concentrati su te stesso, sul migliorare te stesso. Eccomi arrivato. Ciao, grazie ragazzi.